vetro, come la plastica, la carta, l'alluminio, l'acciaio e l'organico, non sono rifiuto, ma sono una risorsa. Fai anche tu la raccolta differenziata. Ogni tuo gesto può fare la differenza. Tempi rispettati per l'ultimazione dei lavori del terzo valico, lo ha affermato questo pomeriggio il vice ministro dei trasporti Edoardo Rixi durante un sopralluogo al cantiere di Arquata Scrivia. Il terzo valico, ha detto, sarà ultimato entro il 2026 con nessun rischio riguardo ai fondi del PNRR. La procura chiede 6 anni e 8 mesi di carcere per Giuseppe Lombardo, accusato di aver causato la morte di Alessandro Bruno con un pugno la notte dell'ottobre dello scorso anno in Spalto Marengo ad Alessandria. Incidente mortale a Fabbrica Curone nel Tortonese, dove è deceduta una donna di 63 anni dopo essere uscita fuori strada mentre era a bordo della sua auto. Insieme a lei presente anche il marito, trasportato d'urgenza in ospedale. Sospesa per 10 giorni la licenza ad un bar del centro di Novi Ligure, frequentato spesso da pregiudicati, che si era reso protagonista di diversi episodi di violenze e aggressioni. Un ben ritrovati con la nostra informazione. In primo piano torniamo a parlare del terzo valico. Nel dicembre di quest'anno ci saranno a disposizione i primi 6 chilometri lungo la linea ferroviaria piemontese, con la riattivazione del tratto tortonese chiuso dal 2017. Nel prossimo anno è attesa l'apertura della seconda linea e il termine dei lavori sul nodo di Genova, con 2 binari ferroviari in più per il traffico lungo tutta la dorsale est, ovest della Liguria e sulla circonvallazione via Treno di Genova, e infine a metà del 2026 l'apertura definitiva del terzo valico. È questo il cronoprogramma illustrato questo pomeriggio nel cantiere di Arquata Scrivia dal vice ministro alle infrastrutture Edoardo Rixi, che ha svolto un sopralluogo insieme al commissario per appunto il terzo valico Calogero Mauceri, l'assessore ai trasporti della regione Piemonte Marco Gabusi, i rappresentanti del gruppo FS e WeBuild e al presidente della provincia Enrico Bussalino. Un sopralluogo voluto soprattutto per capire le tempistiche della realizzazione degli ultimi chilometri dell'opera sulla base dei problemi causati dalle 2 talpe ormai in disuso e dalla presenza di gas e amianto trovato lungo il tracciato. Siamo tornati agli scavi in manuale meccanizzato, ancora detto Rixi, questo comporta un certo rallentamento sui tabellini di marcia, ma con costanza di lavoro. Con 86% la percentuale di opera ormai realizzata, con 6 chilometri complessivi ancora da scavare sulle 2 gallerie che hanno registrato problemi. Una volta terminato lungo la prima tratta, il terzo valico si snoderà attraverso una galleria che, partendo da Genova, si svilupperà in 27 chilometri, rappresentando il percorso ferroviario sotterraneo più lungo d'Italia e il 9° al mondo. Passiamo adesso alla cronaca. La PM Eleonora Guerra ha chiesto 6 anni e 8 mesi di carcere per Giuseppe Lombardo, colpevole, secondo la procura, della morte di Alessandro Bruno, il ragazzo di Volghera colpito con un pugno una notte dello scorso ottobre in Spalto Marengo ad Alessandria. Sentiamo Cristiana Zanetto. Un'udienza di alcune ore, l'ascolto dell'ultima testa che mancava e che poteva dire qualche cosa della serata, e poi la pronuncia del pubblico ministero e la richiesta di 6 anni e 8 mesi di carcere per Giuseppe Lombardo, ritenuto responsabile della morte di Alessandro Bruno, il ragazzo brutalmente aggredito la notte dell'ottobre dello scorso anno in Spalto Marengo ad Alessandria. Inizialmente il pubblico ministero Eleonora Guerra aveva chiesto 10 anni, ma dato il comportamento del Lombardo, che si è sempre presentato in aula, la pena richiesta si è abbassata. Sostanzialmente poi è stato riconosciuto che la patologia di cui soffriva Alessandro Bruno, una grave carenza piastrinica, possa aver influito con esito mortale sulla vita del ragazzo di Voghera. La mattinata di oggi era iniziata con la testimonianza di un'amica di Giuseppe Lombardo, che nell'altra udienza non si era presentata a causa di un malessere. Nella deposizione di oggi ha detto che Giuseppe Lombardo si era vantato di aver fermato Alessandro Bruno con un pugno. I fatti si riferiscono all'ottobre del 2022, quando Alessandro Bruno di Voghera viene ad Alessandria a prendere la sua fidanzata, che era in città a ballare. La ragazza
ragazza ubriaca chiede al fidanzato di venirla a prendere. Quando si fermano e scendono dall'auto nelle vicinanze dello stadio ad Alessandria, la ragazza dice di essere stata insultata dalla fidanzata e dalla figlia di Giuseppe Lombardo che passavano di lì. Alessandro Bruno si sarebbe mosso per difenderla, ma a quel punto l'amico marocchino, che era insieme a Lombardo e la cui posizione però è stata archiviata, avrebbe cercato di fermarlo con una borsata. Poi Lombardo gli avrebbe sferrato un pugno per difendere, dice lui, la figlia e la fidanzata. Un pugno però che avrebbe fatto cadere per terra il Bruno e che, secondo l'accusa, a distanza di 3 mesi ne avrebbe causato la morte. Davanti alla corte presieduta da Maria Teresa Guaschino, con alla lettera il collega Gianluigi Biasci e i giudici popolari, l'avvocato Walter Franzè, legale di Lombardo, ha chiesto l'assoluzione per il suo assistito. Si torna in aula il 4 dicembre. Il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha invitato tutte le scuole a rispettare domani un minuto di silenzio in onore di Giulia Cecchettini e di tutte le donne abusate vittime di violenza. In provincia di Alessandria alcuni istituti scolastici hanno chiesto di potersi collegare contestualmente al minuto di silenzio al centro antiviolenza Medea in via Alessandria per partecipare ad un momento flash di informazione. Riguardo all'omicidio di Giulia Cecchettini, sono state tante le persone che hanno condiviso sui loro profili social foto e frasi per denunciare quanto è accaduto, ma soprattutto con l'hashtag "è stato il vostro bravo ragazzo". Tragedia a Fabbrica Curone, dove è deceduta la donna di 63 anni dopo essere finita fuori strada mentre stava viaggiando sulla strada provinciale 112 in frazione Foro Rotonda a bordo della sua Panda. La vittima, durante il fatto, è stata sbalzata fuori dal veicolo e purtroppo non ce l'ha fatta. Sul posto sono intervenuti i sanitari che hanno tentato di rianimarla, ma sfortunatamente senza successo. Con lei nell'auto c'era anche il marito, 71enne, trasportato in gravi condizioni all'ospedale di Tortona. Secondo una prima ricostruzione, i due, entrambi residenti a Salice Terme, stavano tornando a casa dopo aver visitato la famiglia dell'uomo. Insieme al 118 sul posto sono arrivati anche i carabinieri di Tortona e i vigili del fuoco, ancora da chiarire le cause del perché la Panda sia uscita fuori strada. E intanto da Casale Monferrato continuano i controlli da parte dei carabinieri in zona della Movida, frequentati dai giovani, in particolare nel fine settimana. Durante il servizio, a cui hanno preso parte anche la Guardia di Finanza della città, sono stati ispezionati 3 locali. Uno di questi è stato sanzionato per 3.000 euro a causa delle condizioni critiche igienico-sanitarie, mentre negli altri 2 sono stati trovati alcuni involucri contenenti dosi di cocaina e di hashish. I militari hanno inoltre rinvenuto in possesso di un ragazzo di 22 anni, residente in Veneto, 3 grammi di cocaina ed uno di hashish per uso personale. Tutta la droga è stata sequestrata. I carabinieri invece della compagnia di Novi Ligure e personale della questura di Alessandria hanno dato esecuzione a un provvedimento di sospensione temporanea di 10 giorni nei confronti del bar Sun di Viale Saffia, Novi Ligure. Da inizio quest'anno è stato avviato dalla compagnia carabinieri Novi Ligure un monitoraggio del locale e dei suoi frequentatori per le reiterate lamentele ricevute da parte dei residenti della zona e anche da parte degli avventori per la presenza di persone dedite allo spaccio di sostanze stupefacenti proprio all'interno del locale, nonché per episodi di violenza e schiamazzi. Il bar, inoltre, a seguito degli assidui costanti controlli dei carabinieri in vari momenti del giorno e della sera, è risultato essere frequentato da soggetti pregiudicati, soprattutto per reati inerenti agli stupefacenti contro la persona e contro il patrimonio. Torniamo ora a parlare di peste suina africana, perché c'è un cambio rotta per il depopolamento degli ungulati in Piemonte a causa appunto del virus che continua a fare piazza pulita tra i territori piemontesi e ligure. Ci sono anche delle novità per l'autoconsumo della carne di cinghiale. Andiamo in servizio con le interviste anche di Andrea Guala. Un periodo più lungo per la caccia da parte delle squadre cinghialistiche è una pratica più efficace per permettere l'autoconsumo dell'animale abbattuto nelle zone rosse. Sono state queste le 2 novità più discusse durante il convegno sulla peste suina africana organizzato da Federcaccia Piemonte, Lombardia e Liguria ad Acqui Terme, dove erano presenti diverse figure istituzionali, tra cui il senatore e sottosegretario di Stato all'agricoltura Patrizio Giacomo La Pietra e in collegamento web il commissario straordinario nazionale Vincenzo Caputo, che hanno messo a fuoco insieme ai presenti soluzioni più concrete per combattere il virus.
in questo momento in Piemonte siamo abbastanza tranquilli, sempre tenendo presente che stiamo parlando di una malattia che ha degli sviluppi imprevedibili. E quel che dico oggi, magari domani non è più valido. Comunque, per il momento, noi tutta la battaglia che abbiamo fatto, stiamo facendo e faremo nel prossimo futuro è impostata al fatto di non avere allevamenti in cui entri la malattia. Quindi questa è una battaglia che stiamo facendo molto, molto, molto serio e completo. Ma tra un intervento e un altro non sono mancate le solite criticità con cui le squadre si ritrovano a dover fare i conti durante l'attività di depopolamento. In alcune aree infatti mancano ancora i centri di controllo delle carcasse ritrovate e un numero limitato di veterinari pubblici destinati alle analisi. I punti di smaltimento, anche quelli troppo pochi, quindi scomodi perché si ritrova a dover portare l'animale abbattuto magari a 20 km di distanza se non di più. Regole troppo diverse tra una regione e l'altra ed alcuni considerate assai restrittive, insomma tutti i focus che già gli enti alessandrini avevano reclamato più e più volte al commissario Caputo e al governo stesso con lettere e dichiarazioni durante gli incontri. Intanto, secondo l'ultimo aggiornamento, tra Piemonte e Liguria si stanno per toccare i 1000 casi di positività alla malattia. Sicuramente sarà difficile eliminare del tutto il ceppo della PSA, ma la soluzione finale quale potrebbe essere? Beh, sicuramente dobbiamo eliminare una grande quantità di cinghiali che, come sappiamo, sono i portatori di questo virus, quindi la popolazione attiva che c'è in questo momento in Italia di ungulati è troppo alta e va riportata in una popolazione sostenibile per tutto il territorio. In più dobbiamo sicuramente incrementare i controlli sanitari all'interno dei vari allevamenti, perché anche lì è ormai comprovato che se ci sono dei controlli ferri, serrati, attenti, sicuramente all'interno degli allevamenti questa malattia non entra. Noi abbiamo un principio da seguire e quindi di conseguenza una linea guida che dobbiamo rispettare, che è quella di portare avanti l'azione del depopolamento. È ovvio che abbiamo constatato la difficoltà che questo depopolamento deve essere fatta comunque da persone dedite al territorio e che sono capaci a fare la loro attività. E quindi pertanto rimaniamo sempre in sinergia e dobbiamo esserlo sempre di più con la grande famiglia dei cacciatori. Cambiamo argomento, sono due i nuovi treni ROC sulle linee Torino-Milano, Asti-Milano e Torino-Bardonecchia che da oggi saranno in servizio per migliorare il comfort sulla rete ferroviaria piemontese. Questi due nuovi treni ROC, il sesto e il settimo della serie ROC, rappresentano un passo avanti nella trasformazione della flotta dei treni metropolitani e regionali regionali di Trenitalia, ed ha affermato l'assessore trasporti Marco Gabusi. I nuovi ROC rappresentano il nostro impegno tangibile verso una mobilità sempre più confortevole e sostenibile. Ad oggi il treno ROC ha una capacità di oltre 1000 persone, tecnologia all'avanguardia e attenzione alla sostenibilità, ma non solo, a bordo ci sono inoltre 50 videocamere a circuito chiuso, postazioni per i diversi abili e un innovativo sistema di autoregolazione delle temperature. Guardando al futuro, ha continuato Gabusi, nei prossimi mesi ci saranno ulteriori nuovi arrivi di materiale rotabile che ci aiuteranno a raggiungere l'obiettivo di rendere più attrattivo e confortevole il trasporto pubblico piemontese. Numeri da record ad Ovada per la due giorni dedicata a vino e tartufi. Il clou dell'evento è la giornata di domenica con la presenza di 38 produttori vitivinicoli e 26 tartufai in tutto il centro storico. L'inaugurazione in piazza Matteotti, la presenza del parlamentare Federico Fornaro, del giornalista Rai Giuseppe Di Tomaso, inviato da La Vita in diretta. Al termine la premiazione dei migliori tartufi. Sentiamo il servizio di Fabrizio Mattana e Andrea Guala. Vita è l'acronimo di Vino Tartufi, ma anche simbolo di una città, Ovada, che grazie a un evento organizzato in sinergia, in quanto presenza nel fine settimana, ha raggiunto numeri da capogiro. Anche Ovada cresce e lavora molto affinché il turismo arrivi, è già arrivato in maniera importante, ma dobbiamo continuare a lavorare per farlo crescere, per far crescere questa città, dandogli sempre più valore, e l'evento di oggi è proprio uno degli eventi più importanti per la nostra città. Proprio perché? Perché oltre ai due protagonisti principali, che sono il vino e il tartufo, ospita produttori agricoli, polidolciari,
tante aziende le proloco che fanno da mangiare, e quindi aziende locali, aziende liguri, perché siamo molto vicini alla Liguria e quindi il territorio si è allargato ancora più oggi a Ovada. Proprio perché? Perché si cresce tutti insieme. E questo lavoro in sinergia che porta a grandi risultati è iniziato e portato avanti già da tempo dall'Enoteca regionale di Ovada del Monferrato e dal Consorzio Gran Monferrato. Col comune che coordina tutte le nostre attività, con la Proloco, con tutte le associazioni e soprattutto con i produttori che come sempre danno un grande apporto per la loro parte, nel senso che comunque avere una parte di fiera con produttori di altissimo livello, con gestite delle associazioni di categoria, CIA, Coldiretti, Confagricoltura, con il ricercatore di Tartufo, con tutte le aziende locali che seguono la parte ricettiva, quindi bar, ristoranti, quindi una grande festa. Adesso 2024 ci aspetta un anno di lavoro con il riconoscimento di Città Europea del Vino, quindi lavoreremo proprio perché per avere una ricaduta importante sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista turistico, ma soprattutto dal punto di vista della visibilità. Mettersi insieme territori in qualche modo limitrofi, ma certamente che condividono un percorso di sviluppo, in questo momento turistico importante, è un risultato straordinario. Penso che sia anche stato il Gran Monferrato un po' un seme che ha ricondotto tutti a pensare che la provincia deve lavorare insieme, quindi non solo Gran Monferrato che si è già esteso al Gaviese e al Tortonese, ma ancora di più un Gran Monferrato che sia di tutto il territorio e soprattutto abbandonando un pochettino i vecchi e veramente vetusti meccanismi campanilistici, si vince. Il ruolo della Proloco in queste manifestazioni è sicuramente importante, forse senza di voi non si riuscirebbe a ottenere tutto questo. Direi di no, perché abbiamo organizzato tutto, contattato tutti i produttori di vino, i tartufai, direi che questo è stato l'anno migliore, dove abbiamo 26 tartufai, 38 produttori di vino, è stato un lavoro molto molto importante. Il tartufo più grosso pesava 770 grammi, ma la giuria ha premiato la qualità, primo posto al tartufaio Paolo Chiriotti di Acquiterme. Bene, siamo giunti allo sport, ci sono delle novità per l'Alessandria Calcio, è stato esonerato il direttore sportivo Umberto Quistelli, l'ufficialità è arrivata direttamente da un comunicato pubblicato dalla società che lo ha ringraziato per il suo lavoro all'interno dell'Alessandria Calcio. E a proposito di questo, il Gian Erminio si è confermato bestia nera per i grigi, che hanno ottenuto il vantaggio per una rete a zero, non riuscivano ad amministrarlo subendo così la beffa nel finale. La pagina sportiva curata da Fabrizio Mattana, i commenti sul match, spazio anche al basket con la vittoria esterna della Bertram Edertona al Palabigi di Reggio Emilia. Abbiamo ancora un minutino per stare insieme, quindi vi ricordo come sempre il nostro numero WhatsApp 348-662-7590, numero con cui potete interagire con noi inviandoci delle foto, dei video su notizie di cronaca, incendi stradali, soccorsi di persone, insomma tutto quello che volete, ma anche cultura, eventi climatici, potete inviarlo appunto a questo numero, noi verificheremo la notizia e la pubblicheremo sul nostro sito internet, telecitynews24.it, che vi invito a consultare per tutte le notizie inerenti alla provincia di Alessandria, Regione Piemonte e anche la Liguria. Potete anche citare il vostro nome e cognome, ovviamente lo ricordiamo, non è obbligatorio, se è possibile fateci le foto magari in maniera orizzontale, perché almeno il taglio della televisione, essendo questo, è molto più poi facile se dovesse andare in onda. Bene, detto questo io vi ringrazio per essere stati con noi, ci vediamo alle prossime edizioni e vi auguro anche una buona serata. Arrivederci.